Una manciata di cenere è il romanzo di esordio di Luca Vanoli. La vicenda è ambientata nella metà del 1600, tra la Roma dei Papi e il piccolo feudo di Monterotondo, dove i marchesi Tebaldi dominano dopo aver scacciato i precedenti signori del casato dei Barberini. Il protagonista è un giovane e intraprendente avvocato francese, Attilio Corbet, che, scappato dalla Francia, giunge a Roma e, nel difendere il povero Maniscalco accusato ingiustamente di omicidio, dà prova della sua scaltrezza e bravura, ma nonostante ciò si imbatte in una giustizia corrotta e la sua vita è in pericolo, fino a quando padre Sean O'Neill lo salva per conto di sua santità in persona, Papa Alessandro VII, che lo invia a Monterotondo sotto una nuova identità, per scoprire il colpevole delle morti misteriose che stanno flagellando la famiglia Tebaldi e per sciogliere il mistero di una vecchia maledizione scagliata dai Barberini, secondo i quali i discendenti di Attilio Tebaldi finiranno col morire tutti quanti. Corbet, affiancato da padre Sean, che lo aiuterà nelle ricerche, giunto a Monterotondo, viene ospitato a Palazzo Tebaldi, dove conosce tutta la numerosa famiglia che dopo la perdita del marchese Attilio è nuovamente in lutto a causa della morte improvvisa e misteriosa del terzogenito Giacomo. Ma la scia di sangue continua anche sotto gli occhi del nostro scaltro avvocato, che indaga imperterrito tra successioni, amori impossibili, figli legittimi e ambizioni personali per la conquista del potere e del prestigio. Ma chi c'è dietro le morti dei membri della famiglia Tebaldi? Si tratta davvero della maledizione dei Barberini o sono parte di un disegno diabolico costruito da una mente malata? Quali segreti custodiscono il convento delle suore della congregazione di San Giuseppe, la strega nel bosco e il notaio di Monsignor Tebaldo Tebaldi? Con lo scorrere delle pagine i misteri si infittiscono, una trama costruita d'arte dove fino all'ultimo sia il protagonista che il lettore sembrano non trovare la soluzione. Un giallo storico, intricato e avvincente, dal ritmo sostenuto e in continuo crescendo, che incolla il lettore alle sue pagine, incuriosendolo fino alla fine.